Ciao ragazzi e bentornati sul canale per parlare di una cosa che riguarda più che altro il doppiaggio, per questo la metterò diciamo tra i diario di un futuro doppiatore, che è la saga, tra virgolette, della mia vita da doppiatore dall'inizio, dai primi passi, fino all'ambito lavorativo. E oggi voglio parlare di quello che sta succedendo su Instagram da ieri più o meno, forse vabbè, oggi per dirvi non so minimamente che giorno è come sempre, quindi vabbè, facciamo che è domenica, non lo so. Comunque è successo su Instagram che Muccino ha scritto, non è successo su Instagram mi sa, è successo su Facebook, però su Instagram è successo il putiferio perché sapete ormai Facebook è morto. Comunque Muccino, che è un regista, ok, per chi non lo conoscesse, ha scritto in poche parole: doppiaggio bu, doppiaggio merda, rovinate i film perché li state doppiando col culo. Ecco, io sinceramente vorrei parlare con questo Muccino e gli vorrei dire: visto gli ultimi film che escono al cinema, che cazzo c'è da rovinare? Seconda cosa, è un po' fare di tutt'erba un fascio. Io ho sentito, diciamo, l'opinione di Alessio Cigliano, Ale Ward, insomma, doppiatori che sono un po' più, ecco, vivi sui social, che hanno scritto, hanno detto: ragazzi, però, cioè, ma di che cazzo stiamo parlando? Il doppiaggio è un'arte, tutto il resto è pienamente d'accordo, sono d'accordissimo con voi. Il fatto di rendere una cosa come appunto un film, che appunto deve essere visto, come ha detto Cigliano, in qualcosa che deve essere visto e sentito e non letto su dei sottotitoli, è un'arte, è un qualcosa che non va persa. Perché allora le cose sono due: o semplicemente insegniamo l'inglese a tipo tutti, cosa che per ora è alquanto improbabile perché sappiamo com'è l'inglese in Italia, oppure dobbiamo continuare a doppiare, perché la gente se no si perde la maggior parte delle cose. Io ve lo dico ragazzi, io faccio doppiaggio, io vi dico che anche solo per stare davanti a uno schermo e accorgersi di tutto quello che succede durante una scena regà, una scena di 30 secondi, ok? Figuratevi un film intero, voi sicuramente vi perderete qualcosa a prescindere, qualsiasi cosa. Per questo molte volte i capolavori vanno riguardati, perché se te lo riguardi lo vedi meglio quello che è successo. Anche quelli di merda vanno riguardati, perché così ti rendi più conto di quanto faccia cagare quel film. Perché noi non... è proprio impossibile riuscire a rendersi conto di tutte le cose che succedono durante una scena, almeno che non sei un regista della Madonna che è abituato a guardare, un critico di film. Ma tanto ormai nel 2022 siamo tutti quanti critici di film, e infatti si è visto dove siamo andati a finire. Siete il bue che dà del cornuto all'asino. Non potete dire queste cose, soprattutto Muccino e registi italiani, quando i film italiani, regà, fanno ridere i polli da più o meno gli anni 70. Cioè, parliamone, dai. Quello che posso dire io è che sinceramente questo è un messaggio che forse dovrei fare agli altri doppiatori. Doppiatori e direttori di doppiaggio, non è un segreto, ecco, che il 10% dei doppiatori italiani lavora quasi sempre, mentre gli altri devono, dopo anche 20 anni di carriera, andare lì a pregare di avere il turno, perché magari ci sono favoritismi, nipotismi e cose varie. Cose che, se sono meritate, sono più che accettate, almeno per me. Cioè, se tuo figlio è bravo quanto te, doppiatore X bravissimo, ma a me non me ne frega un cazzo, per me lui può doppiare tranquillamente perché è bravo, non perché però è tuo figlio. Nel momento in cui voi, e non sto parlando di Cigliano, ok? Neanche di Ale Ward o chi più ne ha più ne metta, sto parlando di quelli che sono rimasti in silenzio, ok? Nel momento in cui voi avete paura che il doppiaggio possa essere messo da parte, perché ci sono quelli che hanno paura di questa cosa, che quando hanno visto che cominciano a utilizzare
le sintesi vocali, tipo Google, queste cose qui, per doppiare, hanno stretto il culo. A voglia se hanno stretto il culo, perché hanno detto: e mo come lavoriamo noi? Oddio, questi ci vogliono rubare il lavoro, vogliono mettere una macchina a fare quello che noi facciamo. Cioè, ma che stiamo scherzando? Ecco, lo sapete come salvare il vostro lavoro? Evitando di somigliare a quelle macchine di merda e recitando come cazzo Cristo comanda, fate lavorare qualcuno che si è fatto un culo tanto. Perché? Perché quello là potrà fare la differenza tra il doppiatore di Google, ok? Non quello che invece è amichetto del bambino che giocava con vostro figlio al parchetto, e quindi siccome è il figlio del fonico e della dialoghista. No. No, non funziona così. Cioè, non dico che quelli facciano schifo a doppiare, ma vogliamo avere un doppiaggio mediocre o vogliamo avere un doppiaggio con due coglioni così? Perché se vogliamo avere un doppiaggio con due coglioni così, allora penso proprio che non ci sostituiranno mai con le macchine. Perché quello che riusciamo a fare noi è molto di più di quello che fa una macchina e che potrà mai fare una macchina. Ma quello lì che invece fa il doppiaggio Netflix o queste stronzate qui, beh, quello lo può fare una macchina, secondo me, perché leggere bene lo sanno fare tutti.